Avrò avuto 5 anni o 6 anni. Ero al balcone all'imbrunire e aspettavo il ritorno di mio padre a casa per la cena. Era già sera. E da una cantonata di fronte a casa mia ho visto due lampi, le due lampi della doppietta, tatta, due colpi e crollare un uomo. Un certo Cicco Paolo si chiamava, era un omone enorme, che cadde come un sacco. Mia madre afferrò e mi portò dentro subito. Sta rientrando a casa zio Pino, è già davanti al suo portone. Pensate, addirittura ha già infilato la chiave nel portone. Un tizio, a volto scoperto e con una pistola, si avvicina e gli dice: «Parrè, questa è una rapina». Zio Pino sorride, lo ama e risponde: «Me l'aspettavo». E si gira di nuovo verso il portone. Il tizio con la pistola, signori, punta alla nuca e preme il grilletto. A quel punto padre Pino Puglisi cade a terra. In un attimo la notizia fa il giro di Brancaccio. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutti accorrono increduli. Non era mai successo. Un prete ucciso perché predicando l'amore stava disturbando la mafia. Mafia, problema da prendere di petto, scrive Italo Pietra. E si chiede: fino a quando bisognerà portare pazienza con la mafia? Le notizie sull'attività dei mafiosi riempiono le cronache. 50 morti a Palermo in pochi mesi. Una villa saltata in aria. Un rimorchiatore squarciato. Quando la mafia deve sottostare al suo comandamento segreto, e cioè quello che dice calati giungo, quindi piegati giungo, che passa la china, che sta passando la piena, cioè quando la mafia dovette letteralmente scappare via dalla Sicilia, inseguita alle calcagna da Cesare Mori, dal prefetto Mori, inviata apposta da Benito Mussolini, il primo e l'unica possibilità che le si offre è quella di ritornare in Sicilia grazie a un accordo fatto nelle carceri americane, e cioè quella di preparare la strada all'invasione. Questa che vedete è la casa di Don Calò Giorvizzini, Don Calò, il grande capo della mafia che era riuscito a mantenere i contatti con la mafia americana anche durante il fascismo e prima della guerra. Su questa collinetta ha sorvolato per più volte un aereo americano e dopo aver individuato il luogo ha lanciato una specie di contenitore entro il quale c'era un fazzoletto bianco sul quale erano impresse due L Lucky Luciano, e stavano a significare che Don Calò doveva collaborare con gli americani. Proprio quel giorno è stato nominato sindaco di Bellalba e agli uomini di Don Calò, inaudito a dirsi, è stato consegnato il porto d'armi di Pistola, e c'è scritto nel porto d'armi: per collaborare con Don Calò e dare manforte all'arma dei carabinieri. Era la vittoria della mafia. Intanto la mafia aveva la possibilità di controllare il territorio, aveva la possibilità di conoscere già il terreno, aveva la possibilità di sapere su chi fare affidamento. E quindi era un lavoro già fatto. Diciamo, tutto quello che solitamente viene affidato al lavoro sporco dei servizi segreti era già risparmiato nel riportare in patria tutti questi, i cosiddetti indesiderabili. Sono qua.